Lo slogan è basta, come burocrazia, agricoltura, sanità, turismo e trasporti e ambiente. Sono le parole d'ordine della Lega e del segretario nazionale Matteo Salvini, che questa mattina ha incontrato la stampa all'Hotel Palace di Bari. Le liste, siamo un movimento autonomista, quindi le liste per la Puglia le fa la Lega della Puglia. Io non ci voglio mettere assolutamente becco, le firmo con orgoglio, qualunque siano, quindi non sono io a decidere chi rappresenterà Bari, Foggia piuttosto che Taranto. Non vogliamo costringere nessuno a fare qualcosa controvoglia. L'idea che la Lega ha della Puglia e dell'Italia è un'idea chiara, se qualcuno preferisce altro, liberissimo di farlo, però mediamente per una persona che esce ce ne sono tre che entrano, quindi non ho nessun rimpianto e nessuna nostalgia. Salvini ha ribadito poi che il vicepresidente della regione sarà Nuccio Altieri, ribadendo che la Lega sarà il primo partito pugliese. A loro vantaggio la litigiosità della sinistra. Decidono i pugliesi in cabina elettorale. La nostra ambizione e convinzione è che la Lega si confermerà primo partito italiano e primo partito pugliese. Io userò questi 90 giorni non per parlare agli alleati, ma per commentare il nulla di Vendola ed Emiliano. Da me non avrete mai una parola che riguarda gli altri movimenti del centrodestra. Se sono qui con Nuccio non è perché l'ho incontrato passeggiando prima su Viale, evidentemente. Noi i patti li manteniamo, contiamo sulla stessa lealtà e correttezza da parte di tutti gli altri. Si aspettano poi di vincere anche nei comuni di Andria, Celleme Sapica e Corat, su cui però non è stata ancora sciolta la riserva tra Luigi Perrone e Luigi Menduni. Passava di qua un candidato, però non è lontano da me. Noi non imponiamo nulla, offriamo, così come abbiamo dimostrato. Diciamo solo il nome, può forse chiamarsi Luigi, forse, però non, ce ne sono tanti di Luigi a Corato, non vogliamo dare indicazioni, scherzi, sì, senza mascherina sei più bello.